Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Ritorniamo ai lavoretti alla Suzuki Samurai SJ410. Diversi mesi fa ci eravamo lasciati alla revisione completa del riduttore. L'avevamo completamente aperto e revisionato, cambiando tutti i cuscinetti, i paraolli, i gabbi a rulli e così via. Bene, è arrivato il momento di rimontarlo sull'auto. Inoltre, non dimentichiamoci che una volta montato dobbiamo andare a registrare il freno a mano, perché praticamente il sistema di freno a mano di ganasce e tamburo è presente immediatamente all'uscita del riduttore e non come solitamente si trova sulle ruote posteriori. A tal proposito, in un video precedente eravamo andati a revisionare questo sistemino qui. Allora iniziamo subito, ma prima, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Dovremmo andare a fare altri lavoretti su quest'auto, tra cui sostituire tutti gli oli, olio del differenziale anteriore, posteriore, riduttore, cambio e così via. Iniziamo andando a preparare i due supporti. Su questo andiamo ad installare il silent block. Quest'altro, quello più lungo, lo andiamo già adesso a bloccare sul riduttore, così poi ci aiuterà quando lo andremo a mettere sotto l'auto. Spostandoci quindi sotto l'auto, ricordiamoci di inserire l'albero sempre in presa che collega il cambio al riduttore. Ed ecco che ora possiamo montare il riduttore. Lo facciamo prima incastrare da un lato dove c'è il supporto, quello più lungo, e poi dall'altro. Agganciamo l'altro supporto, quello più piccolo, in modo che possiamo fissare definitivamente il riduttore. Tell me stories. You tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 12.
Ora possiamo agganciare l'albero sempre in presa anche dal lato del riduttore. Ci sono i soliti quattro bulloni con i rispettivi controdadi. Ricordiamoci di riattaccare i due connettori del sensore delle ridotte. Ora dobbiamo andare a riposizionare il cavo del freno a mano. Sul lato destro dell'auto c'è quel gancetto che lo tiene fermo, mentre sul lato sinistro andiamo proprio a posizionare il registro. È arrivato il momento di regolare e registrare il freno a mano. Allora, come si fa? Ricordiamoci che il freno a mano su questa versione è collegato alle ganasce e al tamburo presente direttamente all'uscita del riduttore e non normalmente sulle due ruote posteriori. Allora, andiamo innanzitutto a tirare ripetutamente la leva del freno a mano in modo che le ganasce vengano centrate. Successivamente possiamo andare ad avvitare la vite conica di regolazione che è presente sul piatto delle ganasce. La andiamo ad avvitare finché non vediamo che il tamburo si blocca. Quando il tamburo è bloccato andiamo ad allentare, quindi girando circa un quarto o mezzo giro questa vite in modo che si liberi, quindi il tamburo è quasi frenato. Infine andiamo ad agire sul registro e fare in modo che il tamburo si blocchi completamente tra il terzo e il quinto scatto del freno a mano, quindi dobbiamo fare in modo che più di 5 scatti della leva del freno a mano non riusciamo a fare. Continuando con il montaggio, andiamo ad installare il cavo del sensore velocità. Riattacchiamo l'albero che collega il riduttore al differenziale posteriore. Ricordiamoci di rimetterlo nella giusta posizione rispettando i riferimenti che avevamo preso nel momento in cui siamo andati a smontarlo. Questo per evitare che si vadano a creare delle fastidiose vibrazioni durante la marcia. Continuiamo il montaggio rimettendo questa barra trasversale al di sotto del cambio e successivamente possiamo rimettere anche l'albero anteriore che collega riduttore a differenziale anteriore. Anche qui ci ricordiamo di rispettare i riferimenti presi prima dello smontaggio e andiamo a bloccare l'albero stesso tramite i soliti 8 bulloni con i rispettivi controdadi, 4 sul riduttore e 4 sul differenziale anteriore.
Ultima operazione la facciamo all'interno dell'abitacolo. Dobbiamo andare a rimettere la leva. Semplicemente la incastriamo e la blocchiamo con la solita ghiera metallica. L'avevamo già visto anche ad esempio sulla Suzuki Gran Vitara. Comunque molto semplice. Si fa scendere e contemporaneamente ruotare in modo che il perno si vada ad incastrare nella corretta fessura e quindi la ghiera permette di bloccare la leva stessa. Entrambe le leve, sia cambio che riduttore, funzionano allo stesso modo. Praticamente c'è un perno con una specie di uniball, il quale si va ad inserire nel selettore degli innesti. Al di sopra c'è una ghiera con due fori laterali a forma di L che tiene una molla. Questa non fa altro che tenere ferma la leva incastrata all'interno della propria sede. In pratica si inserisce la leva, si fanno combaciare i due bulloni con i due fori sulla ghiera, successivamente si preme questa andando a scomprimere la molla all'interno e infine si ruota la ghiera stessa andando a bloccare i due bulloni nella posizione finale e la molla all'interno spinge in modo da non farla liberare. Continuiamo con la cuffietta in gomma e se abbiamo la possibilità del ponte è molto più semplice andarla ad inserire da sotto l'auto piuttosto che all'interno. Per finire andiamo a montare cuffia, cornice metallica e pomello. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché nel prossimo video dovremo andare sempre su quest'auto a sostituire tutti gli oli: olio cambio, olio riduttore, olio differenziale anteriore e quello posteriore. Ma faremo anche altri lavori di manutenzione. Ti ricordo come sempre di controllare sempre la descrizione del video per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché ci verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti invito a seguirmi anche su Instagram, trovi qui sotto il link in descrizione. Grazie e alla prossima!